Vladimir Putin e Xi Jinping si sono scambiati gli auguri di buon anno in una lunga conversazione telefonica, in cui il presidente cinese ha confermato la piena disponibilità alla collaborazione con la Russia per sviluppare in modo risoluto il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era tra i due paesi, per un futuro condiviso per l'umanità. Russia e Cina stanno per celebrare il 20° anniversario della firma del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole. La Russia, ha affermato Vladimir Putin, è pronta ad unirsi alla Cina nel sostegno reciproco, nell'approfondire e sviluppare il coordinamento strategico e la cooperazione negli affari internazionali e così contribuire alla stabilità globale. I due capi di Stato hanno inoltre deciso di continuare a mantenere una comunicazione regolare in vari modi. Con un aereo dell'Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires è arrivato il vaccino russo Sputnik V. L'Argentina è il primo paese dell'America Latina ad avere registrato ufficialmente il vaccino russo. L'Argentina prevede di ricevere 600.000 dosi per immunizzare 300.000 persone entro la fine dell'anno. L'Ordine dei Medici di Roma ha aperto un'inchiesta nei confronti di 13 iscritti che sono stati segnalati per aver espresso pubblicamente contrarietà nei confronti dei vaccini. Tre medici in particolare hanno manifestato perplessità nei confronti del nuovo vaccino anti-Covid. Per Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, il diritto, seppur sancito dalla Costituzione, di rifiutare il vaccino può venire meno se mette in pericolo la convivenza civile e la salute pubblica. Interessi decisamente superiori. Ma su questo, precisa Anelli, deve decidere il Parlamento, come successe con i vaccini obbligatori stabiliti dall'allora ministro Lorenzin. Sul fronte RSA, gli operatori sanitari sono ancora divisi sul da farsi. Nel Lazio si stima che solo al 10% dei dipendenti dell'RSA piace il vaccino portato in dono da Santa Claus, mentre in Piemonte un sondaggio rivela che il 70% degli operatori non vogliono vaccinarsi. Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri sentenzia: quei medici e quegli infermieri che hanno ancora dei dubbi dopo aver visto tutto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato mestiere. Centinaia di persone si sono presentate in una stazione sciistica nella città austriaca di Schaffhau am Wildenkaiser per sciare, nonostante le restrizioni anti-Covid. Famiglie con bambini sono state viste scendere giù per i pendii delle montagne o fare passeggiate sulla neve. Diversi sciatori indossavano mascherine e hanno prestato attenzione al distanziamento fisico. Here, yeah.